In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Credo in Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Cieli et Terre, et in Iesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in celum, sedet ad dexteram Dei Patris, omnipotentis, inde venturus est, judicare vivos et mortuos, credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodit, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In primo mistero amoris glorioso contemplatur resurrectio Domini nostri Iesu Christi. La risurrezione di nostro Signore Gesù è il fondamento della nostra speranza e soprattutto della speranza della risurrezione della carne. Tutte quante le anime che si sono addormentate nel segno della fede, sia che siano anime già beate, sia che siano anime che attendono la purificazione, attendono anche la perfetta riunione con i propri corpi che passano attraverso la corruzione della morte e quindi di avere la pienezza della vita, uscendo, ecco, riunendosi con un corpo glorificato che superi la condizione del cadavere. È molto importante meditare su questo mistero e meditando su questo mistero sento la necessità, ecco, di ricordare che noi cristiani ci siamo inventati cimiteri. Cimiterion in greco significa dormitorio e ce li siamo inventati proprio perché crediamo fermamente che la morte non è altro che un sonno un po' più lungo che termina appunto con il risveglio nell'alba della risurrezione. Si va sempre più diffondendo e anche questo è un segno dei non bei tempi che stiamo vivendo, la pratica della cremazione, che è una pratica non di origini cristiane, ma una pratica che dovremmo sapere essere di origine pagana, e il fatto che sia così diffusa anche tra battezzati ci fa comprendere il segno dei tempi. Un tempo era proibito celebrare le esequie di chi optava per questo tipo di sorte post mortem. Con tutti quanti gli allargamenti che ci sono stati negli ultimi tempi, quindi le eccezioni che sono state fatte dalla Chiesa, purtroppo sono diventate il modo con cui si è avverato il proverbio antico, che poi l'eccezione diventa la regola. E quindi una cosa che è ancora attualmente tollerata, soltanto tollerata e non certo raccomandata dalla Chiesa, con il fatto che appunto è permesso fare il funerale, sia ampiamente diffusa. Ecco. Ricordiamo che questa cosa non è certamente né da privilegiare né da approfondire, e rinnoviamo
nostra fede nella risurrezione e, se possibile, evitiamo, ecco, ai nostri cari di passare attraverso questa cosa non bella, ecco, che tra peraltro priva il corpo cristiano di tutta quanta una serie di suffragi che si possono avere, soprattutto con i sacramentali da usare nei cimiteri, l'acqua benedetta, i ceri benedetti, che chiaramente chi sceglie questo tipo di soluzione post-mortem non potrà poi avere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in celum omnes animas, presertim illasque maxime, indigent misericordia tua. Il secondo mistero moris glorioso contemplato ascensio Domini nostri Gesù Cristi in celum. In questo mistero contempliamo, come è noto, l'ascensione di Gesù e quindi la glorificazione perfetta della sua natura umana. La nostra natura umana è stata portata nel cuore della Santissima Trinità, già perfettamente inserita nella stessa vita divina. E questo meraviglioso mistero ci fa ricordare la bellezza e anche la dignità della nostra natura umana. Dio certamente non si è ovviamente sbagliato nel creare l'uomo. La nostra fede non ha niente a che fare con le antiche dottrine gnostiche che sostenevano che il corpo era una sorta di prigione angusta per lo spirito, che è l'unica parte importante dell'uomo, che non vede l'ora di essere liberato da questo carcere. Questo è presente anche in alcune filosofie orientali, come è noto. Per noi non è così. Purtroppo il corpo in questa vita è diventato un problema, e lo è molto serio, ma solo a causa del maledetto peccato. Ce l'abbiamo fatto diventare noi un problema. Non era stato creato come problema da parte dell'Altissimo. E quindi anche il rispetto che noi dobbiamo avere
in questo mondo, nei confronti del nostro corpo, rispetto santo, e in parte è una riparazione, ma in parte è un atto dovuto al nostro corpo. Quindi i figli di Dio imparano, e questo ci darà grande gloria e grande risparmio di purgatorio, a trattare con rispetto il proprio corpo, come raccomanda San Paolo. Anzitutto nell'esteriore, quindi nel cercare di conservarlo il più naturale possibile e con abbigliamento adeguato, nel non fargli nessun tipo di violenza, con eccessi alimentari o con vizi tipo fumo, tipo alcol, che non solo degradano il corpo, ma mettono a repentaglio la nostra salute e rischiano di farci stare sul pianeta Terra meno tempo di quanto voglia nostro Signore. Noi dobbiamo stare qui sul pianeta Terra tanto quanto nostro Signore ha stabilito, per fare quello che Lui vuole e farlo al meglio delle nostre possibilità, e poi ricevere, come si legge nel libro dell'Apocalisse, la ricompensa delle nostre fatiche ben volentieri offerte nel Suo nome. Impariamo, l'umanità attuale ha idolatrato il corpo, sembra che abbia tutta questa grande concezione del corpo, ma non ce l'ha. Siamo noi figli di Dio che dobbiamo restituire all'umanità una santa e nobile concezione del corpo, chiaramente cristianamente letta, vissuta e interpretata, e sapendo che le restrizioni a cui lo sottoponiamo e dobbiamo sottoporlo in questa vita terrena sono causate dalla condizione di interdizione, qui ci troviamo a causa del peccato, ma i nostri corpi avranno una vita meravigliosa nella gloria del cielo, nella perfetta glorificazione dopo la risurrezione. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in celum omnes animas, preserti millas quae maxime indigent misericordia tua. Dio mystere amoris glorioso, contemplatur descensio Spiritus Sancti. Contemplando questo mistero, ecco, con la Pentecoste, la nascita della Chiesa,
è anche l'inizio dell'azione dello Spirito Santo in essa, ecco, non possiamo, pensando ecco, in questa corona del Rosario, anche al mistero della morte, alle anime del Purgatorio, ai novissimi, diciamo così, non possiamo non pensare a due cose importantissime, che sono la preghiera e i sacramenti. C'è qualcuno che ogni tanto, quei pochi che ci credono ancora, c'ha un po' di paura del Purgatorio. Non vorrebbe andarci, o vorrebbe starci il meno possibile, o soffrire il meno possibile. Chi prega molto e chi usa molto e bene i sacramenti, certamente avrà un Purgatorio, si spera, a condizione ovviamente che poi abbia compiuto anche delle opere sante, sia stato lontano dal peccato, non lungo e non severo. Mi piace ricordare, perché la gente non si rende conto, una cosa che lessi tanti anni fa nei testi di Maria Simma, non ci serve Maria Simma per queste cose, però, che raccontava la sorte delle anime purganti che avevano come abitudine di saltare la messa domenicale. I guai che passano, che il nostro Signore conta fino all'ultimo centesimo. E questo vale per chi ci ha avuto l'abitudine in passato di mandare a spasso nostro Signore nel giorno festivo. Lei diceva: guai a chi si azzarda ad arrivare al giudizio particolare con una sola messa di precetto saltata e non riparata. Il che significa che tante messe uno ha saltato e a tante dovrà andare minimo a quelle a cui non era tenuto. Esempio: se io da 20 ai 40 anni non sono mandato a messa la domenica, quindi ho saltato 50 domeniche l'anno, per 20 fanno 1000, vorrà dire che dovrò andare a 1000 messe nei giorni feriali, tanto per essere ecco, abbastanza chiari, per riparare quello che non ho fatto. È vero anche che anche le anime stesse del Purgatorio traggono benefici da che cosa? Dalla Santa Messa, che è il sacramento per antonomasia, offerta in suffragio, e dare le nostre preghiere, soprattutto il Rosario, l'eterno riposo, e quindi ancora di più ecco, quella pratica devozionale raccomandata soprattutto per questo mese, che è la corona dei 100 Requiem. Preghiera e sacramento, e sacramenti ci fanno risparmiare il Purgatorio a noi che siamo vivi, e lo abbreviano a quelli che già ci sono. Ecco, siamo sempre solleciti e attivi in essi. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in celum omnes animas, preserti millas quae maxime indigent misericordia tua. In quarto mistero amoris glorioso, contemplator assumptio, beatissime Virginis Mariae. Questo è il mistero in cui si contempla il capolavoro perfettissimo dell'Altissimo e quello che sarebbe stato anche del nostro corpo se non ci fosse stato il maledetto peccato. La Madonna purtroppo per lei, tutti ci dispiace molto, ma grazie a Dio per noi, così come suo figlio Gesù, certamente aveva un corpo perfettissimo e una condizione terrena perfettissima, ma ha sofferto. Sicuramente anche nel corpo, anche se non come suo figlio, perché era necessario per la nostra salvezza. San Paolo dice che Gesù ha preso una carne simile a quella del peccato, e il senso di questa espressione è che, pur essendo una carne incontaminata, quindi completamente avulsa da ogni minima macchia, e che quindi non avrebbe dovuto in nessun modo soffrire, come non soffrivano i nostri progenitori, però per la nostra salvezza questo era necessario e quindi ha assunto una condizione simile alla nostra, pur se non gli apparteneva. È una cosa non molto dissimile è stata la vita di Maria Santissima, però certamente al termine della vita ha avuto quello che era giusto e quello che doveva essere per lei e che sintetizzò nell'apparizione delle tre fontane. Il mio corpo non poteva marcire e non marcì, non poteva morire, possiamo tranquillamente aggiungere, e non morì. La Madonna è per tutti quanti i membri della Chiesa sia trionfante che purgante un faro, un segno e una fonte particolare di letizia. È un grandissimo sollievo per le anime del purgatorio. Sappiamo che il Santo Rosario è preghiera efficacissima per suffragare le anime del purgatorio. C'è una pia tradizione che è confermata anche da alcuni scritti e testi di santi e mistici che nelle feste mariane, con la Madonna in persona, scende in purgatorio a tirare fuori qualcuna delle anime. E una grande devozione alla Madonna, oltre a sicuramente farci risparmiare almeno un po' di purgatorio, è anche una cosa buona, perché sempre queste pie tradizioni raccontano che verso i suoi devoti la Madonna concede grazie particolari, ecco, e sono quelli in particolare ad essere da lei andati a prendere, diciamo così, nelle sue ricorrenze, perché tanto amore e devozione hanno avuto per lei in terra e quanto poi ricevono da lei in cielo. Perché ricordiamo sempre che l'ingratitudine non abita le regioni celesti e non c'è un'Ave Maria offerta alla Madonna che non sarà da lei ampiamente e abbondantemente ricompensata in questa e nell'altra vita. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in celum omnes animas, preserti millas quae maxime, indigent misericordia tua. In quinto mistero amoris glorioso, contemplato in coronatio, beatissime Virginis Maria. La gloria di Maria, che contempliamo in questo quinto mistero, è sovraeccellente, sovrasostanziale, ma sarà proporzionatamente condivisa da tutti quanti i beati. I beati sono tutti quanti dei piccoli re dentro il regno di Dio. Nel regno di Dio celeste non ci sono più i sudditi. No, ci sono re che regnano con il re. Ci sono figli di Dio, quindi simili a lui, che godono in maniera perfettissima di tutti quanti i suoi beni. Le sofferenze della vita presente, dice San Paolo, non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Non c'è niente di più stupido al mondo, e in purgatorio molto si piange per questo, di aver sprecato la propria vita terrena per andarsi a fare un sacco di purgatorio, se va bene, e per avere poi un grado di gloria bassissimo in cielo. Noi soprattutto in questo mese, ma non solo in questo mese, dobbiamo ben pensare, noi abbiamo una vita sola. E in questa vita sola ci andiamo a giocare tutta l'eternità. Questo pensiero ci deve accompagnare. Quello che non facciamo oggi non lo possiamo recuperare domani. E ogni minima buona azione, ogni minimo buon pensiero, ogni minima preghiera, ogni minima opera di carità, ogni minimo sacramento, ogni minimo atto di virtù, ogni minima vittoria su noi stessi, atto di perfezione, qualunque cosa, ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Ogni sofferenza sopportata per amore del Signore, ogni croce, ogni tribolazione, ogni angoscia, ogni persecuzione, come sentiamo nel Vangelo di questa domenica. Noi dobbiamo camminare sempre verso il cielo, l'unica cosa saggia da fare. Non perdere mai di vista l'obiettivo. La Madonna ha una gloria che, cioè, è un abisso che sta tra l'abisso della gloria di Dio, che ovviamente la Madonna stessa è lontanissimo, ma c'è anche l'abisso della gloria di tutti quanti i beati messi insieme, che sono molto lontani dalla gloria che questa sola creatura ha conseguito, perché la Madonna non ha fatto nient'altro in questa vita, come sappiamo,
che vive per la massima gloria di Dio ininterrottamente, facendo in tutto la sua santa e divina volontà e vivendo in essa, non facendo neanche un atto di volontà propria. Pensiamoci a queste cose. Adesso è il tempo di pensarci, perché quando la vita sarà finita, a queste cose non servirà più pensarci. Ora è il tempo di farlo. Ora è il tempo di assumere decisioni, ecco, sagge, perché da esse dipende non soltanto la serenità, la gioia e la letizia del tempo presente, ma soprattutto ciò che ci scriviamo per il tempo futuro. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in celum omnes animas, preserti millas quae maxime indigent misericordia tua. O Maria, sine labe originali concepta, ora pro nobis quia te recurrimus, et pro omnibus quia te non recurrunt, preserti in pronimici sancta ecclesia commendatis tibi. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcede spes nostra, salve! Ad te clamamus exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui. Nobis post hoc exilium ostende, o clemens o pia, o dulcis Virgo Maria. Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria.